Ciao amici, welcome guys. Abbiamo fatto per la prima volta un acquisto di un prosciutto spagnolo da Enrique Thomas, uno dei più famosi marchi spagnoli di prosciutto, ordinato tramite l'app, che c'era anche il 10% di sconto, è arrivato tramite UPS dal giovedì, al martedì, in soli 3 giorni, con spedizione gratuita. Andiamo ad aprire questo prosciuttone spagnolo, il famoso salmon. Abbiamo scelto la Gran Riserva, 12 mesi quindi di stagionatura. Ci avevano consigliato che era un ottimo prodotto a un prezzo veramente eccezionale. Abbiamo pagato solo 75 euro, compresa la spedizione UPS velocissima in 3 giorni. Un ottimo imballaggio. Eccolo qui, il prosciuttone spagnolo. Sono un malato di salumi italiani, non ho mai avuto l'idea. Un mio amico mi ha suggerito questa azienda famosissima in Spagna. Abbiamo approfittato per provare il prosciuttone spagnolo di Enrique Thomas. Vediamo un pochettino. Facciamo l'unboxing. Oh, vedi ragazzi, c'è anche una lettera. Anche una lettera di congratulazioni. Voilà. Cosa si dice? Ah, dell'ordine con il codice a barre originale. Ah, no, guardate com'è. È ben imballato. Fantastico. Dentro una mega calza. Una calza gigante. Non ho visto una cosa simile. Tutto spagnolo, salmon, deve essere un prodotto speciale. Eccolo qui. Wow, guardate. Adesso lo metto sul tagliere e vi farò vedere le prime fette. Beh, ma l'aspetto ha un po' di grasso, andiamo a toccare e sentire se è morbido o duro. Quindi è una bella base di prosciutto. Io ho scelto il prosciutto perché c'era anche la spalla, quindi questo è il classico. Eccolo qui, Gran Reserva, garantia de calidad, garanzia di qualità, Enrique Thomas. Andiamo a tagliarlo. Può bastare anche un semplice tagliere, ovviamente ci sono quelli più professionali, più lunghi, per fissare meglio il prosciutto, però anche questo qui basta e avanza. Allora, va posizionato, come potete vedere la forma, qui c'è una parte dell'osso e questa è la parte piatta, mentre qui dove c'è la curva. Quindi lo posizioniamo da questa parte qui verso l'alto, iniziamo a tagliare questo punto qui, quindi messo in questa posizione. Eccolo qua, si regge abbastanza bene. E iniziamo a togliere la parte della corteccia, da questa parte qui. E iniziamo poi a vedere la parte del prosciutto che possiamo mangiare. Prendiamo un togliere di carta e lo avvolgiamo da questa parte, così con la mano abbiamo un'ottima presa che non ci scivola col grasso, e la mano dalla parte inferiore prendiamo il prosciutto, così se noi tagliamo con un coltello semplicissimo IKEA, ma veramente ottimo, tagliamo, non ci prendiamo le dita. E iniziamo a pulire un po' la corteccia, o la cotica, scusate, togliamo la cotica e già inizia a uscire fuori un po' di bel prosciutto jamón spagnolo. Eccolo qui, guardate che colore, che colorigno. C'è anche un po' il bordo, il bordo frontale e il bordo retro. Ecco qua, iniziamo a tagliare il prosciutto magico spagnolo. Prima fetta, tagliamo un po' meglio. Voilà. Anche qua. Okay.
Eccolo qui, le prime fettine, guardate che colore! Che colore! Ah, voglio assaggiare. Ottimo! Sapore delicato, ma intenso. Un po' di grasso. Allora, proviamo anche un po' interno. Eccolo qui che esce fuori. Il colore è pazzesco. Il sapore è anche buonissimo. Non è troppo salato. Ottimo. Facciamo un piccolo taglietto in verticale. Lo vedete? Questo qua l'avevo già tolto. Questo piccolo taglietto così, così poi andiamo a tagliare tutta questa parte qui, abbiamo come riferimento qui a battuta che tagliamo il prosciutto. E poi possiamo anche continuare successivamente quando il livello, questo livello qui l'abbiamo tolto, facciamo un altro piccolo taglio in profondità, scaviamo e continuiamo a tagliare sempre in orizzontale con questo riferimento di taglio principale, di scavetto. Dove vediamo marrone o un po' beige, dobbiamo sempre andare a pulire perché è la parte non buona, ecco. E quindi intorno al prosciutto che tagliamo, ovviamente oltre al grasso se ci piace o meno, andiamo a togliere quella parte che è marroncina, colore marroncino beige, intorno al prosciutto. Dennis, un parere dell'esperto, cosa ne pensi di questo prosciutto? Buono? Buono! Grazie! Sì, io voglio il pezzolino! Ok, facciamo anche la parte più dura, che a te ti piace il prosciutto più duro. Guardate che fettona! Io dovrei le cose! Ok! Qua vibra tutto qui! Ecco, io anche una cosa non vibra! Voilà! Guardate che fetta! Fantastico! La! Ma si pronuncia in spagnolo? Scritto con la J, jamón, pensavo jamón, invece è il salmon. È una pronuncia un po' difficile. Voilà, guardate. Vediamo l'inca che stanno usando. E lo sente, eh? La! Ciao ragazzi!